Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di Lil Baby. Nello specifico partiremo dalla sua infanzia, passando per l'adolescenza, il carcere e successivamente l'inizio della carriera vera e propria da rapper, fino ad arrivare a quello che è oggi Lil Baby nel 2020. Come sempre, se questa serie vi sta piacendo, vi invito a lasciare un mi piace e un commento. Magari scrivetemi il nome di qualche rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. E vi ricordo che in descrizione trovate una playlist fatta personalmente da me con tutti i brani che più mi piacciono di Lil Baby. Dominic Armani Jones è il vero nome di Lil Baby ed è nato il 3 dicembre del 1994 ad Atlanta. Aveva solo 2 anni quando il padre ha abbandonato la madre, lasciandola da sola con il piccolo Lil Baby e le sue 2 sorelline, costringendola a diventare a tutti gli effetti l'uomo di casa. E se ci fate caso, questa è una cosa molto ricorrente nelle liriche del rapper. Passa un'infanzia molto difficile, ovviamente anche influenzato da questo avvenimento, e si caccia sempre in 1000 guai. A un certo punto non continuerà neanche gli studi, abbandonando la scuola. Anche la sua adolescenza non è tra le più tranquille. Nel 2012 è stato arrestato per possesso di marijuana e tra le accuse c'era la vendita di quest'ultima. L'avvocato riesce ad ottenergli una pena di 2 anni, che però rifiuta, licenziando anche l'avvocato e trovandosene un altro, che successivamente riuscì a metterlo in un programma speciale facendogli scontare 1 solo anno. Durante questo periodo però Lil Baby si scontra con un altro detenuto che aveva fatto su di lui dei commenti razzisti. Di conseguenza, dopo un processo, gli riconfermano la pena di 2 anni. Un anno dopo, nel 2013, viene trovato di nuovo con della marijuana, però questa volta una quantità abbastanza minima, ovvero una 30 grammi. Nel 2014 però viene trovato ancora con dell'erba, ma questa volta anche con l'accusa di venderla insieme ad altre cose. Viene di nuovo incarcerato per 2 anni, ma questa volta, quando uscirà nel 2016, sarà un uomo cambiato. Decide di dare una svolta alla sua vita intraprendendo la carriera da rapper con 4KF, che sarebbe la sua gang, che poi proprio quest'anno è diventata anche una realtà discografica, e Quality Control, la sua etichetta. Per chi non lo sapesse, 4PF sta per 4 pockets full, quindi per le tasche piene, ovviamente, di soldi. Piccola curiosità, negli anni a venire Lil Baby ha confessato che quando è uscito di carcere nelle tasche aveva $60, una settimana dopo li aveva già trasformati in 100.000. E infatti possiamo senza dubbio affermare che passa un 2017 di fuoco, droppando un sacco di progetti, il primo dei quali è un mixtape intitolato Perfect Timing. Sicuramente a giudicare anche dagli album che sono venuti dopo, non il migliore, ma importante perché costituisce una vera e propria svolta nella vita del rapper. Tra i feat troviamo Young Thug, Lil Yachty, Gunna e altri. Proprio Young Thug, vedremo anche più avanti, diventerà un vero e proprio padre, ovviamente musicalmente parlando, per Lil Baby e lo aiuterà tantissimo all'inizio della sua carriera. Lo stesso Lil Baby ha confermato, pure questa è una cosa venuta a sapersi un po' di anni dopo, che Thug l'ha pagato per lasciare Lud, in modo tale da farlo concentrare totalmente sulla musica, senza avere il rischio di cadere nelle tentazioni che l'hanno portato poi in prigione. Durante lo stesso anno rilascia il suo secondo mixtape, Harder Than Hard, e tra i feat troviamo Thug, che troviamo anche nell'album To The Hard Way, in collaborazione con Marlo, suo collega e amico stretto, che purtroppo proprio quest'anno è venuto a mancare. Con questi 3 lavori, la spinta di Thug e tante altre collaborazioni, Lil Baby si conferma tra le nuove leve più interessanti in America. Non finisce qui perché ne droppa un altro, Too Hard, il primo e vero lavoro che mette Lil Baby sotto i riflettori. Composto da 16 tracce, viene anticipato dal singolo Freestyle. Possiamo definirla la prima e vera propria hit di Lil Baby perché colleziona un sacco di streaming, tuttora secondo me è una tra le canzoni più belle che ha fatto. C'è anche il video su YouTube che ha un sacco di views. In questi album una delle cose più positive è sicuramente l'intesa che dimostrano di avere Gunna e Lil Baby, che poi vedremo diventare un duo micidiale. E questo ovviamente va riconosciuto a Thug, che ha preso entrambi i rapper sotto la propria custodia, dandogli consigli e aiuti da ogni punto di vista. Non a caso i due tra il 2017 e il 2018, soprattutto il 2018, diventeranno i nomi più caldi in America. Si chiude così il 2017 del rapper, che si presenta alla scena con 3 mixtape e 1 in collaborazione.
niente male. Durante quest'anno ha dimostrato tantissimo, ma ora è arrivato il momento di confermare tutto. Il 2018 parte non da meno, pubblica il suo primo album ufficiale, Harder Than Ever, che alla sua uscita debutta al terzo posto nella classifica Billboard 200, vendendo 71.000 copie. Due anni dopo, nel 2020, verrà certificato disco di platino. Composto da 17 tracce, viene annunciato da due singoli, Southside e Yes Indeed con Drake. Ma nel progetto troviamo anche un sacco di altri feat interessanti, tra cui Ganna, Offset, Moneybagg Yo, Lil Uzi Vert e tanti altri. Secondo me, in questo progetto, lo stile di Lil Baby inizia a prendere una fisionomia. Possiamo notare subito le sue caratteristiche che lo contraddistinguono dal resto dei rapper, ovvero l'abilità che ha nello scrivere, è un ottimo liricista. Quando racconta le cose che gli sono successe, si può sentire tutto lo struggle. Tutto ciò è abbinato a una potenza tecnica devastante e a un'aggressività che in alcune tracce raggiunge veramente il culmine. Ma questo è solo l'inizio di quest'anno, perché ad ottobre arriva il tanto atteso Drip Harder, l'album in collaborazione con Ganna. La scelta del nome non è casuale. Drip indica tutta la saga Drip Season di Ganna, mentre Harder sta a indicare tutta la saga Too Hard, Harder Than Ever e via dicendo di Lil Baby. E così come il nome è una fusione dei rispettivi mixtape che hanno contraddistinto i rapper, così succede nell'album. Lo stile di Lil Baby e di Ganna si mescolano. L'album debutta al quarto posto nella classifica Billboard, vendendo 130.000 copie. Formato da 13 tracce, viene annunciato dal singolo Drip to Hard, che tuttora è una delle migliori hit del duo, certificata disco di platino, e viene anche nominata come miglior canzone barra performance ai Grammy Awards di quell'anno. I feat sono Drake, Lil Durk, Nev e Young Thug. Tra le hit più importanti di menzionare, oltre a Drip to Hard, sicuramente ci sono Never Recover, proprio la traccia con Drake, Close Friends e Off-White Villain, che è la traccia con Darkio e Nev. Anche in questo caso non finisce qui, perché come se non bastasse decide di dropparne un altro, un mixtape intitolato Street Gossip, uscito a novembre, che debutta al secondo posto nella classifica Billboard vendendo 88.000 copie. Formato da 13 tracce, anche in questo caso troviamo un sacco di feat di livello. Gucci Mane addirittura in due tracce, Offset, Meek Mill, Young Thug, 2 Chainz e tanti altri. A giudicare dagli album di Lil Baby, questo è quello che un po' mi è piaciuto di meno personalmente, ma anche qui ci sono hit che ho avuto in loop per settimane. Parlo di pezzi come Pure Cocaine o Word on the Street. Nel 2019 si prende una piccola pausa, nel senso che non è molto attivissimo musicalmente parlando, fa qualche apparizione in TV, esce il singolo Out the Mud con Future, il singolo Baby con Da Baby, che poi verrà anche inserito in Control the Streets volume 2, secondo capitolo della saga Control the Streets dell'etichetta Quality Control, e droppa Who e Catch the Sun, due singoli che anticipano l'album che poi uscirà nel 2020, My Turn. E proprio il 2020 inizia con la pubblicazione di un altro singolo di questo album, ovvero Some to Prove. My Turn uscirà il 28 febbraio 2020. Finalmente Lil Baby riesce a ottenere il primo posto nella classifica Billboard, vendendo 197.000 copie, quindi i numeri sono praticamente raddoppiati. Il suo più grande successo commerciale e non solo. Vedremo che poi questo album, anche nelle settimane e nei mesi a venire, continuerà a vendere tantissimo, e pensate che ad oggi in America è l'unico album che ha ottenuto la doppia certificazione di platino. Ciò è dovuto anche alla pubblicazione poi di una deluxe edition, che sicuramente ha aiutato quest'album a vendere qualche copia in più. Tra album originale e deluxe abbiamo un totale di 30 tracce. Anche in questo caso feat stellari, tra questi Lil Uzi Vert, Future, Lil Wayne, Young Thug e 42 Doug, che troviamo in ben due tracce. Una di queste due è We Paid, una delle hit più belle secondo me di quest'anno. Che cosa possiamo dire su quest'album? Io veramente ormai ne ho parlato ovunque, sia qui su YouTube in un botto di video che su Instagram. Per me è candidato ad album dell'anno a mani bassissime. Sono 30 tracce infuocate, di cui veramente non c'è un filler, non c'è una traccia che io personalmente skippo. Lil Baby riesce ad assumere uno stile tutto suo e diventa un artista con la A maiuscola. A conferma di questo, dopo un po' di tempo uscirà anche il singolo The Bigger Picture, in cui si esprime sulla situazione George Floyd, ma più in generale razzismo, abbinando sempre una potenza tecnica disarmante con una capacità nello storytelling senza rivali. Facciamo un piccolo recap.
Dal 2012 al 2016 Lil Baby è coinvolto in mille problemi legali ed entra ed esce dalla prigione. Nel 2017 decide di dare una svolta alla sua vita, intraprendendo la carriera da rapper e droppando 4 mixtape ufficiali. Nel 2018 pubblica 3 album e iniziano ad arrivare i primi dischi di platino. Nel 2020 droppa My Third, candidato ad album dell'anno, esce The Bigger Picture, fa un sacco di feat sia in singoli che in album, per esempio è presente in Shoot for the Star e For the Moon di Pop Smoke, ha annunciato di avere un altro album quasi pronto e si conferma come il rapper americano più in forma, secondo me. Ad oggi, e dico ad oggi, è senza dubbio l'artista dell'anno. La sua vita ha davvero preso una svolta ed è passata da essere così a così. E questa, secondo me, è la piena dimostrazione di come ognuno di noi è artefice del proprio destino. Basta solo avere un po' di determinazione e non mollare mai. Dopo questa lezione di vita è arrivato il vostro turno questa volta. Cosa ne pensate di Lil Baby? Qual è il vostro album preferito e con quale l'avete scoperto? Cosa ne pensate di My Turn e del suo 2020? Scrivetemi tutto questo qua sotto in un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivetevi al canale se non lo siete, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi video di questo genere insieme a tutti gli altri format che carico su questo canale. Condividete il video con chiunque, soprattutto con chi non conosce bene Lil Baby o con chi lo vuole approfondire meglio. Vi invito a passare in descrizione per cercare la playlist e dirmi cosa ne pensate. Se avete qualche artista da propormi, fatelo nei commenti. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slatt!